sanitari, gli inceneritori, le discariche e l'ENI adesso vogliono anche fare un sito di stoccaggio per il petrolio, estrarranno il petrolio da tre paroste per cui stoccarlo appunto a Taranto e causare altro inquinamento. E Vittoria è una delle altre mie compagne di battaglia. La vita politicamente, cioè dopo tante promesse da parte di tutti i partiti, di destra e di sinistra, prima di vincere le elezioni, poi promesse virtualmente disattese, ho sentito insieme ad altri esponenti della società civile di entrare nell'ambito politico. Abbiamo formato in pochissimo tempo un movimento civico e abbiamo partecipato sostenendo Bonelli nelle ultime elezioni comunali. Non abbiamo vinto, però abbiamo raccolto 12.000 voti, che è una cosa impensabile in una città dove i voti si pagano, dove i voti sono merce di scambio, e quindi per noi è stato un successo enorme. E forte di questo successo abbiamo cercato di portare avanti il nostro discorso. È una lotta interna, lo sappiamo, siamo perdenti, però noi andiamo avanti perché siamo stanchi che una politica che ha portato la stratificazione e morte in una città come Taranto continua ad essere sostenuta. E adesso devo dire una cosa che forse vi darà fastidio, ma il nostro nemico non è la camorra, non è la mafia, il nostro nemico è lo Stato. E quindi è una cosa che mi fa male, perché io ho creduto fortemente nella legalità, però adesso diciamo basta. Saremo sicuramente soccombenti finché i poteri politici saranno la mano forte, la mano lunga dei poteri economici. E quindi a Taranto abbiamo un esempio di vera colonizzazione. Quello a cui faceva riferimento Sonia esiste a Taranto da più di 100 anni e noi siamo colonizzati dallo Stato in nome di un PIL che non ha portato niente alla città, ha portato soltanto desertificazione, ripeto, morte e malattia. E noi a questo non ci stiamo finché viviamo. Per dignità, per dare una speranza alle future generazioni, non combatteremo. Io e anche i momenti di sconforto, perché nonostante tutte le nostre battaglie continue, vediamo sempre lo Stato che si ripropone decreti per pastare, per sistemare, per mettere a tacere, per fare sì che la giustizia non venga, che non ci sia giustizia nella nostra città. Invece qui con me c'è Fulvia, Fulvia Cavame, Ladies League, ed è anche, insomma, lei sta anche con me nei versi. E spesso, no, i soldi di donna, no, che si impegna nel movimento politico è anche quello di ritrovarsi un avviso del nostro leader, no, Giorgio Leggi, che mi dice: alcuna bisogna fare un comunicato stampa. Io ho le figlie che mi escono da scuola alle 1:15, quindi lascio immaginare il panico, no? Cioè, ma questo vuole il comunicato stampa, lo dobbiamo scrivere. Per cui cose, metti la pasta, prendi l'iPad, scrivi qualche cosa, mamma oggi così, mamma oggi con l'assi, di qua, sì, di là, comunque quello partoriamo, questo comunicato stampa, e io lo passo a Fulvia, che corregge tutti i miei strafaccioni grammaticali, poi è tutta dettagliata molto precisa, per cui è una grande risorsa per noi, per Taranto, e oltre, stavo dicendo, essere delle neanche di Pisley. Do una mano come segreteria, diciamo, niente di che. Allora sì, intanto grazie agli organizzatori per questo momento, per questa serata che ci ha regalato dei momenti molto emozionanti, diciamo, sia per il racconto di Sonia sia per quelli che gli altri hanno veduto. E niente, che volevo dire? Io sì, sono, diciamo, la portavoce, insomma, la responsabile del nodo di Taranto di Disney, che è una storica associazione ecopacifista che è nata utilizzando le nuove tecnologie in un'epoca in cui non c'era internet, non c'era il web, nata dal fatto che alcune persone in Italia si sono incontrate in dei nodi di una rete che ancora appunto era per pochi iniziati e
dall'idea di fare controinformazione, check fact-checking, cioè diciamo, verificare le notizie nel campo della pace, della non violenza, degli armamenti, di quello che succede nel sud del mondo. Quindi diciamo, questa è stata l'origine di Peacelink. Il fondatore è Ritaggio, Alessandro Mescotti, un docente di italiano e storia in un istituto tecnico industriale, che poi ha proseguito questo percorso aggregando via via persone, eccetera. Voglio solo raccontarvi diciamo, un episodio che è centrale nella storia di Peacelink, ma anche nella storia quarantina, e che in sostanza è la scoperta della diossina nelle pecore. A un certo punto, diciamo, in un momento diciamo, dal 2007-2008, si cominciava a parlare di diossina a Taranto, tenete conto che a un certo punto nel registro europeo, in un registro europeo, Marescotti scoprì che a Taranto si produceva il 90% della diossina europea. E fu chiaramente uno shock per tutti, perché la diossina, che poi sono le diossine, i vari tipi di diossina, va bene, entra nella catena alimentare, viene messa diciamo, dai camini dell'IVA, poi si è scoperto che viene messa anche dai fumi che escono dagli impianti più bassi, che ci sono le emissioni fuggitive diffuse. Esce diciamo, sostanzialmente dall'IVA, ma anche dai consumatori, anche dai cementifici, specialmente se bruciano i rifiuti. E si deposita sui terreni ed entra nella catena alimentare perché le pecore o altri animali si cibano di erba, di vegetali, la diossina si bioaccumula, si accumula nel grasso animale, dopodiché si trasferisce nel latte delle pecore, per esempio, o anche nelle mucche, si trasferisce nelle loro carni. Noi mangiamo il latte, beviamo il latte, mangiamo la carne animale e assorbiamo la diossina che si bioaccumula nel nostro organismo. Tra l'altro, diciamo, la cosa grave è che le donne si liberano della diossina con la gravidanza e con l'allattamento. Gli uomini non se ne liberano. Quindi, diciamo, il tema diossina prodotta per il 90% a Taranto, tema che è stato dirompente, quindi una scoperta dirompente. E a un certo punto appunto Marescotti fece fare queste analisi di un pezzetto di pecorino prodotto in una masseria nel territorio del comune di Taranto sotto l'IVA con delle pecore che si erano nutrite solo di pascoli appunto lì vicino e trovò dei valori di diossina fuori norma e furono abbattute 700-800 pecore e poi furono abbattute anche in altri allevamenti della zona. E la regione dovette emanare un'ordinanza di divieto di pascolo per un'area circolare che ha un diametro, un raggio di 20 km, sostanzialmente sfiora Crispiano, quindi è diciamo, Taranto State che fa parte del sito di interesse nazionale, quello che nell'86 è stato riconosciuto come un'area pesantemente danneggiata dall'inquinamento, e quindi c'è un stato questo divieto di pascolo che ha diciamo, distrutto un settore produttivo tradizionale di Taranto, perché chiaramente i terreni hanno diverse qualità, ci sono terreni più adatti alla vigna, all'olivo, ci sono altri terreni che sono più poveri che vanno bene per il pascolo, quindi chiaramente c'è un settore produttivo che ha perso opportunità, ha perso diciamo, spazio e che quindi ha provocato dove ci sono stati i disoccupati, di cui nessuno si è occupato, né tantomeno nessuno si è occupato degli imprenditori agricoli, degli allevatori che hanno dovuto smettere l'attività secolare che facevano. L'altro aspetto è stato quello dello scoprire nelle cozze l'anno successivo, con le cozze solo del primo seno al piccolo, non di tutto. Quindi diciamo, queste sono state le diciamo, scoperte che diciamo, queste analisi, queste scoperte poi sono state presentati in questura, in procura, quindi attraverso un esposto e da lì è nato il processo ambiente svenuto che è iniziato a giugno e che andrà avanti. È un processo per disastro ambientale. Città Fornaro però. Sì. Lui è stato danneggiato. Le pecore battute perché abbiamo trovato nella masseria calda della famiglia Fornaro che era, diciamo, quindi che poi ha dovuto si è reinventata, la famiglia Fornaro ha avuto la capacità di reinventarsi piantando la canava nel terreno di una parte della proprietà e perché la canava la
possibilità di bonificare i terreni, quindi loro diciamo stanno facendo un altro esperimento per verificare se attraverso la coltivazione della canapa si riesce a bonificare il terreno, se il prodotto è adatto all'uso commestibile, altrimenti la canapa si usa per la bioedilizia, è un settore di interesse anche dell'Unione Europea. Quindi, fra l'altro, nei mesi a settembre sarà inaugurata anche una fabbrica di prodotti con la canapa cristiana, qui vicino Taranto, motivo per cui diciamo, abbiamo la possibilità di produrre sul territorio la canapa e anche di trasformarla sul territorio senza andare magari a trasportare fuori il prodotto. Quindi la storia della diossina è una storia tragica che continua, perché sappiamo che non è stato modificato nulla a Taranto. Nel decreto del governo Monti di agosto, del 7 agosto 2012, erano previsti i soldi per le bonifiche, noi ad oggi non abbiamo modificato nulla. Okay. Quindi, però c'è una storia di rinascita che è quella di piantare la canapa nella masseria. Grazie.